Mi verrebbe da dire oggi che sia doveroso anche rivolgere un pensiero ad Andrea Purgatori, che non c'è più purtroppo. È sempre stato vicino all'associazione dei familiari delle vittime, è stato protagonista anche sulla strage di Ustica, saluto la presidente Daria Bonfietti, un giornalista rigoroso che metteva la sua professionalità e la messa al servizio delle persone nella ricerca della verità sui temi più oscuri del nostro paese. Ci mancherà, ma ci restano le sue inchieste e il suo esempio di giornalismo civile. Così, come pochi giorni fa, qua di fianco, in Piazza Maggiore, è stato festeggiato, abbiamo tutti festeggiato, il ritorno alla libertà di Patrick Zaki, che è qui con noi e saluta. Anche in quella vicenda, io credo sia stato fondamentale il ruolo delle nostre comunità, di questa terra, perché non so se altrove ci sarebbe stata una tale mobilitazione. E allora, io credo che noi dobbiamo difendere anche questa caratteristica, dalle voci di chi indica che ci sono sempre altre priorità per cui battersi. Mi vengono in mente, per concludere, le parole di Lidia Piccolini, moglie di Torquato Secci, primo presidente dell'associazione, quando disse che i terroristi avevano fatto un solo errore: scegliere Bologna. L'impegno per la libertà e per i diritti è tipico di questa città, di questo territorio, di questa regione. Noi dobbiamo andarne orgogliosi, perché c'è un filo, se ci pensate, che lega questa commemorazione alle tante battaglie combattute in questi anni per la ricerca delle verità, fino anche, mi verrebbe da dire, alla liberazione di Patrick Zaki.